Cristian Cocco da Striscia la Notizia, eccolo! Virginia Savana! Sì! Ma quel terrore nella giungla c'è la grande TV, mi fa venire la striscia tra di alle bambù. Striscia la Notizia, Cristian Cocco e il Tenorelis Show. Sono pecorelle dolci come... Buonasera a tutti! Le nuove veline! I Tenorelis! Buonasera a tutti, Scalaplano, come va? Vi state divertendo? Sono contento. Tantissimo pubblico, sono felice. I miei predecessori artisti, i colleghi mi hanno detto vai Scalaplano che è un pubblico caloroso, infatti lo state dimostrando con i vostri applausi e le risate. Grazie di cuore, siete veramente forti. La bandiera della Sardegna lì è una ricetta croccata, è un po'... peccato. Vorremmo un po' in piedi. Vabbè, dai, non fa nulla. Perché... adesso da quando è entrato solo gli ha rovesciato i quattro muri, no? Prima erano da una parte e adesso sono dall'altra. Custa proprio un decadenza. Vabbè dai. Come va? Tutto bene? È la prima volta che mi esibisco qui a Scalaplano, sono felice di esserci. Come avete potuto notare ogni servizio di Striscia la Notizia lo apro e lo chiudo con un urlo propiziatorio che è di buon auspicio se lo facciamo insieme. E il sardo, essendo una lingua, ha le sue diverse sfaccettature nelle sue varie zone, dalla Barbagia al Campidano all'Ogliastra e così via. E una delle poche parole insieme a Eia è proprio Aio, che accomuna tutti quanti. E quindi vorrei farlo insieme a voi. Quindi al mio tre forte, un bel Aio forte, ok? Uno, due, tre. I bambini sono perfetti, da qui al mixer, altrettanto dietro un rubaco scagare d'ausu. Allora, voglio sentire un aio forte, chi non urla, aio in compagnia, gli si secchi la chichia. C'è qualche moglie al marito, speriamo, nasco. Pronti? Uno, due, tre! Chi è salvato, vi siete, eh? Come diceva Francesco, entra in bagno e trova il papà che sta facendo la doccia. Figlio mio, esci fuori che papà fa la doccia. Papà, cosa c'è in mezzo alle gambe? Dai, l'ho visto qua. Cos'è quella cosa? Vendi, vendi, uccida. Ehi! Mamma tua non la dai, tira casino. No, che cosa? No, esci fuori che papà, no, se non me lo dici non esco. Che cos'è quella cosa che c'è in mezzo alle gambe? C'ho la spazzola. Sì, papà, la spazzola. E quanto l'hai pagata? L'ho pagato 5 euro. Ed esce. Il giorno dopo rientra nuovamente in bagno e trova la mamma che fa la doccia. Figlio mio, esci, porca mamma, sta facendo la doccia tutta... Mamma, cosa c'è in mezzo alle gambe? Che bellina quella doccia. Capito mio, che... No, ma se non me lo dici non esco. Che cosa? L'ho visto, ormai l'ho visto e me lo devi dire. Che cos'è quella cosa schiacciata? La spazzola. Mamma, la spazzola. E quanto l'hai pagata? E quanto l'hai pagata? 20 euro. Oh, mamma, ti hanno imbrogliato perché papà l'ha pagato. Di meno la sua, c'è anche il manico, eh. Alla fidata. Cara, 25 anni di matrimonio me lo devi dire, se me lo dicessi ti perdono, quante volte mi hai tradito nella tua vita? 3 volte. E me lo dici così? Se me lo chiedi così? Ma solo tre volte, sono stata fedele. Ma è la prima volta con chi mi hai tradito. Ti ricordi? Quando ci hanno sfrattato di casa, non avevamo manco soldi per pagarci l'affitto della casa nuova. Sono andata dal direttore della banca, io ho fatto una donazione a lui, e ci siamo fatti la calcara, l'hai fatto per il nostro tetto, poi che non ti perdoni questo tradimento. È la seconda volta con chi mi hai tradito. Ti ricordi? Quando stavi molto male, eri in fin di vita, stavi per morire, non c'era posto all'ospedale.
sono andato dal direttore della clinica e ti hanno ricoverato a casa. L'hai fatto per la mia vita e poi che non ti perdoni anche questo tradimento. È la terza volta, l'ultima volta, la terza, con chi mi hai tradito? Ti ricordi quando ti sei candidato e ti mancavano 1500 voti? Ogni riferimento è puramente casuale, eh? No, anche perché conosco il sindaco De Montis, non si sci mai, no? Salutiamo il mio amico, il vostro sindaco. Scompare una suora dal convento, non si riesce a trovarla da nessuna parte. La madre superiore va dalle forze dell'ordine per cercarla da qualche parte, non si trova, proprio non si trova. Dopo due giorni, la suora rientra in convento sconvolta. Tutto l'abito distrutto, i capelli disfatti. Ma sono liberata, ma che fine ha fatto? Stia zitta, madre superiora. Guardi, stia zitta, lo sconvolgimento che c'ho, guardi. Mamma del superiore, guardi, è una cosa brutta che mi è venuta. Vabbè, ma sono liberata, me lo dico, ho già preso 20 biglietti. Dopo ne prendo altri, là. Adesso. Ah? E dovete scoraggiare. No, lo prendiamo, 20, ne ho già preso 20. Una moto bicicletta, ma deve essere come con noi, si è resa a me. Ma dove cavolo, guardi, madre superiore, una cosa bruttissima, l'altro giorno stavo passeggiando in piazza e alla fine mi hanno preso questi due senegalesi di Seneghe. Mi hanno portato a casa loro, mi hanno violentata. Violenza del sessuale dappertutto. Giorno e notte di violenza. 5 giorni, 5 notti di seguito. Ma se è mancata solo 2 giorni. E cosa c'è? Devo tornare domani, dopodomani.